Anna Olivero Ferraris, professore ordinario di psicologia dello sviluppo alla Sapienza Università di Roma e direttore della rivista Psicologia Contemporanea. Professoressa Olivero Ferraris, parliamo di rapporto scuola e famiglia. Quali sono gli aspetti che un insegnante dovrebbe considerare per gestirlo al meglio? Ma intanto dovrebbe curare come prima cosa la comunicazione, e che spesso non è ottimale tra le famiglie e la scuola. Certamente non tutti sanno comunicare bene, ma se già l'insegnante ha una buona comunicazione, già questo è un vantaggio. E poi tenere dei rapporti più frequenti, parlando delle attività che si svolgono a scuola, quindi anche una maggiore trasparenza su quello che si fa in ambito scolastico, perché questo riduce molto le diffidenze della famiglia, no? Perché oggi ci sono famiglie che molto agguerrite rispetto al passato, tendono anche sempre a difendere i propri figli contro gli insegnanti. Quindi questa trasparenza, questo parlare di quello che si fa a scuola riduce un po' questa conflittualità. E quindi maggiori contatti con le famiglie, e in più la scuola dovrebbe assumersi un po' l'onere di formare quelle famiglie che hanno delle carenze educative. Purtroppo è così. D'altronde la scuola si trova in un punto strategico della società. Insomma, i ragazzi passano molte ore a scuola per molti anni, e la scuola è un po' un ponte tra la famiglia e la società più vasta, e quindi è un po' nella posizione ideale per svolgere quest'opera di formazione, non solo nei confronti dei ragazzi ma anche delle loro famiglie. Perché se la famiglia, diciamo, non è ben disposta nei confronti della scuola, diventa molto difficile anche insegnare. Ma concretamente cosa può fare per promuovere questo rapporto, la scuola con la famiglia? Ma aumentare il numero degli incontri con la famiglia. Per esempio, già all'inizio dell'anno si fa un incontro plenario, diciamo, dove tutte le famiglie sono invitate e si espone il programma didattico-culturale e anche il programma educativo. Perché la scuola è una comunità che ha le sue regole e ha il suo potenziale educativo. È molto importante questo, perché quando le famiglie vedono che la scuola è compatta, con tutto il corpo docente coordinato, eccetera, e questo dà l'idea di serietà, di forza, e naturalmente riduce poi molto la conflittualità. Naturalmente poi bisogna che ci siano dei validi contenuti. È chiaro che gli insegnanti devono essere tutti quanti preparati sui due fronti, sul fronte della materia che insegnano e anche sul fronte educativo. Devono stabilire una relazione con i loro alunni, cioè quello che conta, insomma, è quello anche che è alla base della motivazione. Ma se c'è una buona relazione, se l'insegnante è accogliente, se si interessa al singolo alunno, molti dei problemi che poi noi notiamo si riducono moltissimo, insomma. Cioè, è una comunità in cui i ragazzi crescono anche come cittadini, non vanno lì soltanto per imparare delle nozioni. Quindi questo, diciamo, è un po' una novità rispetto al passato, cioè il ruolo educativo che ha la scuola. Perché anche se uno non vuole avere questo ruolo, se un insegnante, se ogni giorno va in classe e con la sua stessa presenza che manda tutta una serie di messaggi che appunto possono essere di tipo positivo oppure di tipo negativo. E quale ruolo potrebbe rivestire la scuola nella sensibilizzazione e educazione delle famiglie in difficoltà? Beh, quello è molto importante, perché le famiglie in difficoltà sono delle famiglie un po' fragilizzate. E quindi poter trovare in ambito scolastico delle figure che è di sostegno, no? Ma naturalmente di sostegno con strategie opportune di insegnamento, eccetera, che fanno parte della professionalità dell'insegnante, ma anche di sostegno emotivo, insomma, di sostegno morale. Cioè molte famiglie vengono avvantaggiate con un'attenzione particolare. Sentire che qualcun altro sa come comportarsi in certe situazioni difficili,
Perché a volte queste famiglie, ma come anche le altre famiglie, sono alla ricerca di conferme più che altro, cioè capire se veramente stanno agendo nella giusta direzione. Ecco, non è che sempre sono carenti su tutta la linea, diciamo. A volte hanno semplicemente bisogno di chiarirsi l'idea su alcuni punti. Quindi ci dovrebbe essere un dialogo e una collaborazione al di là dei voti, delle sanzioni e così via. Insomma, l'insegnante non è lì solo per giudicare. Sappiamo che esistono vari metodi di insegnamento, vari metodi didattici. C'è quello che sanziona l'errore e basta, e c'è quello che invece utilizza l'errore per andare oltre, quindi non fa sentire a disagio il ragazzo che si trova più indietro rispetto ad altri, perché poi ci sono delle grosse differenze tra le famiglie. Ci sono bambini, ragazzi che vengono da famiglie coltivate, diciamo culturalizzate, dove quindi vedono già un senso nella scuola, no? E ci sono altri invece che vengono da famiglie in cui non c'è nemmeno un libro in casa, e che quindi per prima cosa devono capire che senso ha quell'andare a scuola, e quindi c'è un lavoro in più da fare. E questo dare senso alle cose che vengono fatte a scuola è molto importante.